Nel sacramento della confessione andiamo a recuperare quello che accade nella parabola di quel pastore che aveva 100 pecore, ma un giorno si accorge che una è sparita e sapete che cosa fa? Va in cerca di quella perduta e non si ferma finché non la trova. Se i nostri peccati sono come allontanarsi, la confessione è come permettere al Signore di ritrovarci. Ecco la grande importanza del sacramento della riconciliazione. Come si farà questo sacramento? Beh, il prete sarà seduto su una sedia, tu su un'altra, a una certa distanza e portando la mascherina, e si parlerà a bassa voce. Il perché della bassa voce è perché esiste il segreto confessionale, ovvero non far sentire tutto agli altri, anche perché ognuno ha diritto un po' di dire le cose del suo cuore in maniera riservata, ma perché nella confessione il sacerdote poi non potrà ripetere nulla di quello che voi dite in confessione. Ma non perché sennò lo arrestano o arrivano quelli della CIA, perché lui nella confessione è come un telefono che vi serve per essere in contatto con il Signore. Il sacramento comincia con il sacerdote che fa il segno della croce e tu con lui, e con il sacerdote che dice queste parole o parole molto simili: il Signore che è buono sia nel tuo cuore, perché tu possa confessare umilmente i tuoi peccati, e tu con convinzione rispondi Amen. E poi, se i nostri peccati sono come un po' sparire dalla vista del Signore, essere come pecore che un po' scappano, il sacerdote ti chiederà: di che cosa vuoi chiedere perdono al Signore? E tu con calma dici i tuoi peccati, quelli che ricordi, ovviamente, e quelli che ti vengono in mente. Quelli che non ricordi e che non ti vengono in mente li metterai dentro nella prossima confessione. In quel momento Gesù abita nelle parole, negli occhi, nel cuore del prete, che terrà ogni tua parola come un segreto tra te e Gesù, perché è Lui che sta cercando te e tu hai bisogno di stare un po' con Lui. Poi tu andrai avanti facendo appunto l'elenco dei tuoi peccati. Hai alcuni suggerimenti oppure dirai semplicemente quello che ti viene in mente. Ovviamente tutto sta nel prepararsi prima. Quando tu hai elencato tutti i tuoi peccati e il sacerdote può darti dei consigli, può dire: guarda, forse potresti fare così, oppure prova a fare in quest'altro modo. Dopo aver fatto tutto questo, si chiede perdono al Signore Gesù con una preghiera. Te ne vengono suggerite alcune, tu le dovrai semplicemente leggere, scegliendo tu quella che preferisci. Appena tu avrai finito questa tua preghiera, dovrai semplicemente lasciarti trovare dal Signore. Come? Attraverso una benedizione. Umilmente abbasserai la testa, terrai le mani giunte e il sacerdote dirà questa preghiera: Dio Padre di misericordia, che ha riconciliato il mondo a sé nella morte e resurrezione del suo Figlio e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, ti conceda mediante il ministero della Chiesa il perdono e la pace. Per questo io ti assolvo dei tuoi peccati, cioè chiedo al Signore di cancellarli tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E tu, appena senti queste parole, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sempre tenendo la testa bassa, fai un bel segno di croce. E alla fine il sacerdote dirà: diciamo lode al Signore perché è buono, e tu risponderai: eterna è la sua misericordia. E così la confessione si conclude con il sacerdote che dice: il Signore ti ha perdonato e vai in pace. Il sacerdote può chiederti anche di dire una piccola preghierina o soprattutto di mettere mano a quello che va aggiustato, perché la confessione è una grande tappa, è un punto d'arrivo, ma anche un punto di partenza. Ti aspetto!